quale cosa è successo alla chiesa, quali sono stati i danni e quali saranno le operazioni previste dai vigili del fuoco, se lei sa qualcosa. Dunque, i cambiamenti dentro la chiesa c'è stati parecchi. Ogni terremoto ha cambiato le cose dell'altare della risurrezione. Qualche cosa ha cambiato sicuramente la chiesa. È cascata il putti che sta sopra al vescovo morto. Parecchi stucchi è cascato intorno all'altare. Però io non posso aprire perché ci vuole il permesso del comune, dei vigili del fuoco, eccetera, eccetera. E non so che cosa è successo sopra, perché sopra c'è il dipinto del Cinquecento e non so che condizioni è. E niente, ieri mattina mi sono trovata in queste condizioni di chiusura completa della chiesa e spostata alla cima della torre. I vigili del fuoco hanno previsto qualcosa per il campanile che si è rovinato? No, no. In ogni modo ci ha proibito tutto di passare, di entrare in tutto il sagrato. Una situazione abbastanza pericolosa, è chiusa anche via Pretoriana, quindi come la state vivendo qui in centro? Ma se è pericoloso il sagrato, è pericoloso pure andare a Quintana, andando ad altri posti. Non è che è una cosa bella.